Thomas Ducato per Fuori Aula Network in compagnia di Nadia Ceno di Adami Eventi, che organizza parallelamente alla Straverona di quest'anno per il secondo anno consecutivo un'iniziativa volta a promuovere un po' quella che è l'arte di strada, ma molti altri eventi in Piazza Bra. Ci vuole spiegare di cosa si tratta? Sì, diciamo che domenica 2 giugno avremo in Piazza Bra tutti gli artisti di strada, quindi giocolieri, mimi, cantastorie, acrobati e quant'altro, per la gioia di grandi e piccini, ovviamente. Riempiremo appunto tutta la piazza in concomitanza con la partenza e l'arrivo di Straverona e l'orario comunque in cui tutti troveranno questi artisti di strada sarà dalle 9 alle 22 e poi dalle 16 alle 17:30 sul palco di fronte a Palazzo Barbieri faremo uno spettacolo musicale, quindi cantanti, ballerini si alterneranno sempre ad acrobati e a giocolieri per dare vita proprio ad uno spettacolo che coinvolgerà tutta la cittadinanza. Quindi vi aspettiamo numerosissimi. Un evento che però è solo un'anticipazione dell'evento vero e proprio di Adami Eventi che si terrà il prossimo settembre. Sì, esattamente. Il prossimo settembre appunto daremo vita alle 2 giornate, come già l'anno scorso, di veri artisti di strada, quindi avremo personaggi che arriveranno da tutta Italia, come già comunque anche per il 2 giugno, perché moltissimi hanno risposto e siamo contenti che l'edizione precedente quindi abbia dato ottimi frutti. Quindi andiamo avanti con la seconda edizione. Quella degli artisti di strada si può dire che sia un'arte a tutti gli effetti, ma molto spesso nelle città, per quel che riguarda la direzione comunale, eccetera, non viene valorizzata come dovrebbe, viene più vista come un problema che come una forma d'arte. Sì, spesso purtroppo è così. Diciamo comunque che a Verona siamo abbastanza abituati. Verona è città di spettacolo con l'arena e con i vari teatri, quindi siamo abbastanza abituati ad avere appunto artisti che si avvicendano anche sui nostri palcoscenici cittadini, diciamo, quindi non solo quelli di teatri, ma proprio anche il palcoscenico naturale che sono le varie piazze. Il centro storico spesso è palcoscenico naturale appunto per questi artisti, che comunque sono ben accetti da tutta la cittadinanza, dai turisti, specialmente dai turisti che li apprezzano molto.